Maurice Perez contro Marco Ferri all'Isola dei Famosi. La vita sull'Isola dei Famosi prosegue all'insegna dei battibecchi. In queste ore Marco Ferri è finito al centro di una diatriba a causa di un cocco. Nel reality di CANALE5 si continua a litigare per il cibo. A più di due mesi dall'inizio del programma la mancanza di viveri inizia a farsi sentire, tanto da portare ad accese discussioni. Oggi pomeriggio e dalle prime delle 16:20 su CANALE5 mostrerà lo scontro tra Marco Ferri e gli altri concorrenti. Come riportato sul sito isola.mediaset.it, il modello verrà accusato di aver sottratto un cocco a gruppo e averlo mangiato da solo, in disparte lontano da tutti per non farsi vedere. Sarà Bianca Azzei a raccontare l'accaduto, sottolineando di aver visto Marco addentrarsi sull'isola nella parte boschiva con il frutto in mano e ritornare poi senza il cocco. A Maurice Perez accuserà duramente il figlio del calciatore, commentando: "Qua ci dividiamo tutto, per queste cose divento matto". Dopo la sfuriata iniziale le acque si sono calmate sull'isola. Marco Ferri ha ammesso in confessionale di essere pentito per aver sottratto un cocco al gruppo. Questa sera la nona diretta del reality regalerà sicuramente ai naufraghi una ricompensa golosa per riempire lo stomaco e riportare la serenità in Honduras. L'Isola dei Famosi. Marco Ferri contestato da Maurice Perez dopo lo scontro tra Francesca Cipriani e Bianca Azzei. Sull'Isola dei Famosi anche Marco Ferri è stato additato dal gruppo. Il modello, che era stato tra i protagonisti del confronto con la bionda Shovjiri, accusata di essere poco collaborativa nel reality, nel Daytime in onda oggi pomeriggio su CANALE5, verrà duramente accusato da Maurice Perez. Il figlio di Riccardo Ferri si scontrerà questa sera al televoto contro Simone Barbato e Jonathan Cashamian. L'episodio del cocco mangiato in solitudine e il sottratto a gruppo potrebbe contribuire all'eliminazione di Marco Ferri. Oggi in Honduras i naufraghi riceveranno anche un'altra sorpresa: l'arrivo di Valeria Marini. La Shovjiri, in una recente intervista su Chi, ha ammesso che sull'isola potrebbe anche trovare l'amore. La Marini avrebbe messo gli occhi proprio su Marco Ferri. Il destino però potrebbe ostacolare le fantasie di Valeria nel caso in cui il modello fosse eliminato dal televoto. In studio da Alessia Marcuzzi, elogiata a Mattino 5 oggi, ci sarà anche Nadia Rinaldi. Eliminata contro Rosa Perrotta la scorsa settimana, l'attrice romana sarà intervistata nuovamente da Alessia Marcuzzi. Si parlerà ancora del Cannagate,